ed è partita la prima finale 1000 metri per la categoria allieve ed è Giulia Presti con Sorcianovo e Derio, poi Fusetto, poi Federici. Queste le prime 5 posizioni al passaggio dei meno 4, gara molto tattica, è sempre così nella 1000. Quando ci si qualifica le gare sono più sostenute, la finale è sempre una gara molto tattica che vede coinvolte velociste e fondiste. Allievi maschi all'appello intanto, grazie. Ed è ancora Giulia Presti in testa al gruppo al passaggio di meno 2. Ecco che incomincia ora ad aumentare l'andatura ed è ancora Presti in testa al passaggio dei meno 2. Giulia Presti, Derio, Sorcianovo, Fusetto, poi Federici che ha perso il passo, è stata respinta indietro, andiamo alla testa con Presti che prende la campana dell'ultimo giro. Presti, Fusetto, Sorcianovo, Derio ed è Presti in testa. Vediamo ora sul ammonizione per la numero, ci siamo persi in finale. Partiti! Anche qua gara, vedete, molto tattica, si è messo in testa Ceola. Ancora in testa l'atleta di Bellusco, Ceola. E ancora la coppia del Bellusco in testa al passaggio di meno 2. Ceola lancia l'azione ora all'esterno, attenzione, una sbandata all'esterno, Ardit ne approfitta, Nulai Ardit, e si lancia al passaggio di meno 1 ed è Ardit, poi Giotto, Ardit, Nulai Ardit con Manuel Giotto, Nulai, Nulai Giotto, Nulai Giotto De Angelis. Questo ed è partita anche questa finale delle junior femmine ed è Carrera in testa anche qui, ormai abbiamo visto come si svolgono le finali, ora si è messa in testa la Saronni, ma all'esterno Rossetto cerca di fare un'andatura un po' più sostenuta, qui è un incrocio tra fondiste e velociste, quindi se le velociste hanno forse più interesse a una gara tattica, le fondiste la mettono più sul passo per poter avere poi la possibilità eventualmente di fiaccare un po' le velociste. Ed è ancora Rossetto con Marletti, Saronni, Carrer, queste le prime 4 posizioni. Quando saremo al passaggio di meno 2 sul traguardo ed è ancora Elena Rossetto in testa, ora Saronni con Carrer prendono il suono della campana, ultimo giro ed allora Carrer, Saronni, Beggiato, Carrera, Saronni, Beggiato, si presentano sul rettilineo ed è Ilaria Carrera
davanti a Sofia Sassi. Partita anche questa finale. E allora andiamo a vedere come si sviluppa la gara. Al momento Cremaschi in testa, ora è Carli all'esterno che rilancia l'azione e impone un ritmo sicuramente più serrato. Ancora l'atleta del Jolly Club Albignase in testa, poi Cremaschi. Ed ecco lì al passaggio di meno 3. 2-2-3 ammonito, attenzione, c'è stata una caduta. Attenzione, abbiamo una caduta. Attenzione ragazzi, c'è una caduta. Attenzione ragazzi, attenzione in curva. Attenzione. Partita alla finale categoria juniores 1000 metri sprint, ed è Carli che si porta in testa seguito da Zani. Ora è Cremaschi che si porta in testa seguito da Salino. Cremaschi, Salino, Carli, poi Neve, ma si alternano continuamente sulle posizioni al passaggio di meno 3. Cremaschi in testa, 14 ammonito. E ancora l'atleta di Bellusco in testa, Cremaschi, Salino, poi Neve, allungano i primi 3 e vanno a prendere la campana. Cremaschi, Salino, Neve, questi i primi 3 atleti. Continua nella sua azione Cremaschi, poi Salino, poi Neve, si presentano sul rettilineo d'arrivo ed è Cremaschi. Partita la finale dei 1000 metri su pista. Ed è Rossi in testa. Vai, 2-4-4 ammonita. Ancora Linda Rossi in testa. Ora si è portata l'atleta del Concorezzo Vinovai con De Palma in seconda ruota, poi Libranesso al passaggio di meno 2, viene lanciato già lo sprint ed è Linda Rossi che allunga con Veronica Luciani alle calcagna, poi dietro Marani. Campana, ultimo giro, Linda Rossi, Marani, Luciani, Ermida, ed è ancora Linda Rossi in testa, ed è lei che va a chiudere. Linda Rossi, Marani, Luciani, questo è il podio. Partita, la finale, e allora vediamoli qua sul passaggio. 6-1-7 ammonito, è in testa Duccio Marsili, e Beppe. E il Bramante. Mamma mia,
Marsili Bravante, 3-2-2 ammonito, poi Baroni. Ed eccoli ora al passaggio di meno 2, ancora in testa la coppia della Menzana, Marsili Bravante, poi Baroni, poi Salino. Ed ecco, lanciato lo sprint, ultimo giro, Marsili, 3-2-2 in diffida di squalifica, ed è ancora Marsili in testa, con Bramante, poi in terza ruota l'atleta del Besica,